Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale Nel Bagno. Dopo un secolo che vi predico nei video, devo fare la tinta ai capelli, devo fare la tinta ai capelli, faccio la tinta ai capelli. E sono con questi capelli color verdino, azzurrino, biondo, decolorato, più la ricrescita tipo di 2 cm se non di più del mio colore, quindi sono qui per dare una sistemata, più che altro per dare un colore diverso. Non farò un colore normale perché io non sono normale, mischierò due tinte di due marchi diversi. Essendo semi permanenti non durano a vita, lo avete visto, questo era viola e dovrebbero scaricare circa in 2 settimane / 3, mettiamo, dipende da quanto assorbono il colore i capelli. Queste tinte, per far sì che tengano di più, bisogna tenerle il più possibile in testa, in posa. Premetto che io sono una che sperimenta molto sui capelli, lo sapete, li ho dovuti anche rasare perché li avevo completamente bruciati con le decolorazioni, perché ho sbagliato una sola volta a decolorarli, l'ho tenuta troppo e di conseguenza poi li ho decolorati altre 2 volte, però ormai il danno era fatto. I miei capelli, essendo molto fini, ne hanno risentito tantissimo, cioè erano elastici, si spezzavano e erano proprio morti, e facendo così venivano via ciuffi, per cui erano proprio andati. È già tanto che io abbia ancora capelli in testa, quindi non scherzate molto su queste cose, e soprattutto se fate la decolorazione, se non siete in grado andate da un parrucchiere. Le tinte che andrò ad utilizzare oggi sono queste due, sono due marchi diversi, la Rich Directions, e questa è tedesca, e sono 88 ml, piccolino il barattolo, e è semi permanente anche questo, il colore è questo. L'altra tinta è la Colorista, questo qui è il colore indigo e è quasi finita, quindi io non so quanta ce ne sia qua dentro. Provo a fare, ad aggiungere anche questo, cioè io, la mia intenzione era fare i capelli viola. Mi munisco di ciotolina e pennellino, il punto clou di questo video, per non rovinare i capelli. Già queste tinte sono semi permanenti, quindi non rovinano i capelli, sono come dei pigmenti, balsami colorati pigmentati, insomma, ecco, una cosa del genere. Vado a mettere una maschera, e la maschera che io utilizzo e che ho utilizzato anche l'altra volta per fare la tinta viola ed è andata benissimo, cioè io dopo avevo i capelli non morbidi di più, ve l'ho già detto che è una maschera molto buona, è quella di Shogun. La sto finendo, per cui mi sa che la tinta la potevo mettere, ecco, la tinta l'avrei potuta mettere qua dentro. È profumatissima, sa tipo di budino alla vaniglia. Questa è veramente ottima, ve l'ho consigliata, lascia i capelli morbidissimi e anche più lucidi rispetto a prima. E adesso vi lascio al video del mix dei vari ingredienti e ci vediamo dopo per l'applicazione. Apro parentesi, ho coperto lo specchio perché mi dava fastidio vedermi dietro riflessa. Non mi ricordo cosa dovevo dirvi, indossate i guanti perché queste tinte qua macchiano tantissimo e state attenti ai mobili del bagno perché macchiano anche i mobili. Parto sempre da qua sopra, io parto sempre dall'attaccatura questa, perché molte volte io tengo i capelli così con il cerchietto o con la fascia e quindi questa zona si vede tantissimo. C'è da fare attenzione perché queste tinte macchiano la cute, per cui è normale che magari vi grattate la testa e sotto le unghie trovate colore, ma è normalissimo perché sono tinte semipermanenti e quindi non vanno a fissarsi completamente ai capelli e quindi il colore magari sbiadisce un attimino. State attenti all'acqua, alla pioggia, perché magari potrebbero sbiadirsi i colori, potrebbero macchiarvi i vestiti, quindi
tenete i capelli asciutti, non state sotto la pioggia con i capelli appena tinti con queste cose, perché se no tanto vale fare la tinta. Io inizio applicando proprio quassù, solo che dal video sono un pochino scomoda. Ho fatto, ma lo saprete già effettivamente, un ordine dal Carlita Shop e devo ancora testare quello che ho preso, cioè una cosa la devo ancora testare. Mi ha mandato 9 campioncini perché le ho scritto che comunque faccio video e quindi mi ha mandato 9 campioncini, di solito ne manda 2-3. Sono stata molto contenta del servizio. Si può dire di tutto su Carlita, però il servizio, cioè il suo lavoro lo sta facendo bene e io sono rimasta sorpresa perché, come vi ho detto nel weekly, questi prodotti sono arrivati in un giorno, da Napoli a qui un giorno. Ok, adesso sono arrivata a questo punto, quindi devo togliere gli occhiali e non vedrò assolutamente niente di quello che starò facendo. Bene! Allora, sapete che io senza occhiali non ci vedo, per cui questa parte qua devo farla per forza vicino allo specchio. Adesso passerei, ho l'inquadratura un po' troppo alta, a fare questa zona qui, che è dove io ho i capelli che stanno tutti aperti. Com'è che si chiama la rosa? Vabbè, insomma. E puntualmente lì, cioè, si vede subito sia la ricrescita tutto. E quindi vado a fare subito questo pezzo qua. Faccio molto a occhio, ma comunque alla fine la tinta va ovunque, non vi preoccupate. Mi rendo conto che il viola sia un attimino scuro per la mia carnagione. Però siccome sbiadisce, secondo me va anche... Beh, si potrebbe fare anche così e lasciare le sfumature, però dovrebbero essere fatte meglio. Una cosa importante quando si va a utilizzare queste tinte è che non prendono sui capelli scuri, quindi se avete i capelli biondi, ancora meglio, decolorati, allora queste tinte vanno benissimo. Se avete i capelli scuri è difficile che poi alla fine il risultato si veda, e quindi insomma tenete presente questo, che se i capelli sono biondo chiaro si vedranno poi questi colori, se no non si vedranno assolutamente. Se avete i capelli neri, ad esempio, è impensabile utilizzare i semi permanenti, cioè no, è veramente una cosa neanche da pensare, appunto. Ok, e quindi questo è il mio metodo. L'unica regola che mi fisso sempre ogni volta è di fare il contorno, come vi ho già detto. Poi per il resto io vado molto casuale. Ci vediamo tra qualche ora, quando non ci sarà più luce, perché devo lasciare agire il colore, quindi adesso pulisco, sistemo, metto via la tinta che mi è avanzata, e me ne è avanzata, aspettate, non vorrei farla cadere. Sono passate 3 ore, perdonate se ho i denti sporchi, ma non ho ancora fatto tutto l'ambaradam. Sono pronta per risciacquare questi capelli. Allora, questa maschera insieme alle tinte è stata su 3 ore, per cui io vado a risciacquare e non metto nient'altro, risciacquo molto bene e basta. L'unica cosa, i primi giorni tenderà a mollare colore anche dove ci si appoggia, però è normale, queste tinte sono fatte così. Qui, quindi risciacquati, avete visto che l'acqua non veniva più giù colorata, cioè non scendeva colorata, quindi ho smesso e mano a mano ho diminuito la temperatura dell'acqua. All'inizio l'ho messa calda, poi mano a mano ho abbassato, l'ho messa verso il freddo, era freddina alla fine, perché l'acqua fredda fissa un po' di più il colore. Lo vedete che viola non ne rimane sull'asciugamano, un po' qui è rimasto il fucsia, non so se si vede, qui rimasto un po' di fucsia, ma quella lì fucsia tende a rilasciare veramente molto colore. Metto gli occhiali perché non sto vedendo niente di quello che inquadro. Sono morbidissimi, cioè più morbidi di così non potrebbero essere. Capelli asciugati, vi stacco un secondo dal tutto,
questo è il colore, bellissimo. Sono belli questi capelli appena asciugati. Tra mezz'ora sono piatti come spaghetti. Cioè sono belli così perché sono un po' gonfi, sono in piega senza usare spazzola né niente. Sono estremamente morbidi. Io ve la, veramente, se ve la consiglio io, fidatevi, ci metto la faccia. Quella maschera di Shogun è una bomba. Sono morbidissimi, cioè, guarda, io non lo so, ma non so se rende, ma è, veramente sono strabelli. Mi piacciono tantissimo, sono lucidi, vi avevo detto che lasciava i capelli belli. E guardate che lucidi che sono, cioè, bellissimi. Io non ho parole per quella maschera. Io vi aspetto al pezzettino di video che farò domani, quindi noi ci vediamo domani. Ciao! Eccomi qui, come promesso, è il giorno dopo. Perdonate però i capelli perché sono andata a camminare oggi e ho tenuto la fascia fino a prima, per cui faranno un po' schifo. Comunque sono da lavare. Il colore al sole è questo. Spero si veda com'è. Insomma, è un bel viola. E non è venuto viola scuro 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 perché appunto aggiungendoci il fucsia comunque diventa un attimino più chiaro. E sono proprio brutti da vedere perché sono piatti, però al sole sono strabelli. Vi ringrazio quindi per avermi seguito anche in questo video e concludo perché, belli i calzini, vero? Concludo perché metto a caricare il telefono e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!